Bonjour! Bonjour, signor Asino. Per dinderindina, questo enorme baule è tutto per Delphine? Sì, Delphine si è portata qualche cosetta per questo soggiorno, cose che qui voi non avete. Formaggio, pane, pomodori e dell'acqua. Oh. Au revoir, Delphine, tornerò a riprenderti domani sera. Oh. Oh, dove metto il bagaglio di Delphine? In camera mia, in cima alle scale, il punto più alto della casa. Oh. Quanto pesa? Ma serve per una notte sola? Oh, sì. È proprio per questa ragione che ho portato un bagaglio così piccolo. Oh. Allora, Delphine è qui per esercitarsi nella nostra lingua, quindi noi la dobbiamo aiutare. Certo, mammina. Prima di tutto mi devo scusare. Io non parlo molto bene la vostra lingua. Non mi sembra che parli poi così male. Lei è molto gentile, Monsieur Pig, ma posso farle solamente una piccola domanda riguardo all'italiano? Ma è naturale. Chiedi pure, io sono un esperto. Ti ascolto, Delphine. La forma passiva dei vostri verbi richiede sempre l'utilizzo dell'ausiliare? Oppure facoltativo? Si è fatto terribilmente tardi. Dobbiamo preparare il letto per Delphine. Mammina, mammina! Delphine può dormire nel mio stesso letto! Ci mettiamo una da un verso e una dall'altro! Ottima idea, Peppa! Peppa e Delphine dormiranno insieme nello stesso letto. Ora, piccole, cercate di dormire. Vi aspetta una giornata impegnativa, perché domani Delphine verrà nel tuo asilo. Bellissimo! Dorme bien. Dorme bien in francese vuol dire dormite bene. Non ho per niente sonno. Allora ti canto una canzoncina per farti addormentare. Sì. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous? Io ho tanta tosse. Il dottor Orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato. Ci ha dato una medicina cattivissima. Madame Gazzella, ora può cantare quella canzone? Naturalmente, Peppa! La bambola di Polly è mala... Oh, no! Tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro. Sono il dottor Orso Bruno. Chi parla? Io sono Peppa Pig. Tutti i grandi si sono ammalati. Non ti preoccupare. Sto arrivando, Peppa. Buongiorno a tutti. Abbiamo preso la tosse da Pedro, eh? Molto bene. Mettetevi in fila e aprite la bocca. No! Sa di crema pasticcera e calzini sporchi. Grazie per essere venuto qui a curarci, dottor Orso Bruno. Chi è che viene a curarla quando è ammalato lei? Nessuno viene a curarmi. Io non mi ammalo mai. Oh no, il dottor Orso Bruno ha preso la tosse da Pedro. Non vi preoccupate. Arrivederci. Arrivederci. Povero dottor Orso Bruno. È malato e nessuno va a casa sua a curarlo. Oh. E ora chi può essere? Salve! Siamo venuti a curarla, dottore. Qui c'è della frutta. Ecco qui qualche cuscino. E qui c'è la sua medicina. Apra. Sa di yogurt, alla marmellata gusto crema pasticcera e calzini. Ora le cantiamo una canzone. Salve! Salve a voi! Giornata perfetta per navigare. Lo farei anch'io, ma alla mia barca serve una ripulita. Io proprio non capisco. Perché affannarsi a pulire quel ferro vecchio? Anzi, mi meraviglio che continui a stare a galla. Questo ferro vecchio resterà a galla anche molto tempo dopo che la tua scatola di latta avrà raggiunto il fondo del fiume. Nonno Cane è il migliore amico di Nonno Pig. Avanti a tutto vapore! Ciao, ciao! Allora, io sono il capitano di questa nave e quando il vostro capitano vi ordina di fare una cosa, voi dovete obbedire. Sì, signor capitano! Sì, signor capitano!
Polly Pappagallo ripete tutto quello che viene detto. George, issa la bandiera! George, issa la bandiera! Peppa, suona la campana! Peppa, suona la campana! Nonnino, posso fare io il capitano? Ti prego! Va bene, ma dato che sei il capitano, devi indossare questo cappello. Adesso è Peppa il capitano e tutti devono obbedire ai suoi ordini. Suona la campana! Gira quel timone! Sì, signor capitano Peppa! E ora saltate su e giù! Il capitano Peppa è un po' agitato. Forse è meglio che torni ad essere io il capitano. Non vorrei rischiare di andare a sbattere da qualche parte. Governare una barca può essere molto pericoloso. Fortunatamente io sono un ottimo capitano. Oh no! La barca di Nonno Pig è finita contro un isolotto. Nonno, che disastro! Ci siamo incagliati! Adesso telefono a Nonna Pig. Lei ci verrà in aiuto. Nonno Pig ha fatto cadere il telefono in acqua. Signora Pecora, lei lavora? O gioca invece? Oggi dovrò lavorare moltissimo, Peppa. Devo andare in palestra. E che cosa si fa in palestra? Si corre, si saltella, si fanno flessioni. Ma mamma, questo non è lavorare, questo è giocare. Peppa e Susie sono arrivati all'asilo. Ciao a tutti! Ciao, ciao Peppa! Ciao, ciao Susie! Silenzio, attenzione! Oggi giocheremo al negozio! Oh! Chi di voi vuole fare il venditore? Peppa e Susie saranno i venditori, mentre tutti gli altri potranno fare i clienti. Peppa e Susie gestiranno un finto negozio. Peppa, che cosa dobbiamo fare? Io starò alla cassa e tu, Susie, ti potresti occupare degli scaffali. Va bene! Danny Cane è il primo cliente. Buongiorno, come va, venditore? Buongiorno, signor cane. Posso avere un po' di biscotti, per favore? Susie, ci sono rimasti ancora dei biscotti? No, però abbiamo un telefono giocattolo. E quanto costa questo telefono? È molto bello, costa 100 euro, signor cane. Molte grazie. Il prossimo, prego. Nei. Buongiorno, venditore. Potrei avere un filone di pane, per favore? No. Però abbiamo una casa giocattolo. Gliela metto in un sacchetto, signore? Sì, grazie. Il costo della casa è di 1 euro, prego. Oh, mi dispiace, non ho portato i soldi. Può pagare la prossima volta che viene. Oggi picchia, è proprio un lavoro duro. Già. Buongiorno, venditore. Che cosa posso comprare con 1.000 milioni di euro, per favore? Susie, che cosa abbiamo in negozio che costa 1.000 milioni di euro? Spaghetti. Deliziosi! Sono rimasti degli spaghetti? Ma Papà Pig, ne hai già mangiate ben 3 porzioni. Mangiare mi dà energia. E ho bisogno di energia per la corsa di beneficenza. Ma hai anche bisogno di allenarti per la corsa. E se io mi allenassi a mangiare oggi e poi mi allenassi a correre domani? No, papà. Tu devi allenarti per la corsa subito, da ora. Wow. Avanti, papino. Inseguici. Questo è troppo facile. È facile correre giù per la collina. Ma è difficile correre su per la collina. Forse non avrei dovuto mangiare così tanti spaghetti. È il giorno della corsa di beneficenza. Madame Gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre Papà Pig. Se Papà Pig riesce a correre fino a qui... Quello è il supermercato! E fino a qui... È la stazione di servizio di mio nonno. E arriva fino a questo punto qui... È il castello ventoso. Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola. Lo faccio immediatamente! Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito! Adesso possiamo fare il picnic. Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno. Certo, adesso deve correre fino al vero castello ventoso. Oh. Pronto? Al posto? Via! E via! Coraggio!
scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso. Adesso tutti possono godersi il picnic. Dell'acqua! Datemi dell'acqua! Ma che splendida calda giornata! È un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi, non trovate? Dell'acqua! Ho tanta sete! Papà Pig ha raggiunto il supermercato. Ci sono anche cipolle, carote e tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura. Il nonno e la nonna ne saranno felici. Perché a nonno Pig e a nonna Pig piace mangiare le bucce delle verdure? No, Peppa. Sono per il giardino del nonno. Aiutano le piante a crescere bene. Oh! Potremmo portargliele subito dopo pranzo. Oh, che bello! Mamma Pig, Peppa e George portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna Pig. Siamo arrivati! Evviva! Nonno Pig! Nonno Pig! Abbiamo portato un regalo specialissimo per te! Ah, ma quante bucce di verdura! Che cosa fantastica! Al mio giardino piaceranno moltissimo! Perché il tuo giardino mangia le verdure, nonno? Niente affatto, Peppa! Tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico! Oh, e che cos'è? Adesso ti faccio vedere. Eccolo qui! Ma questa è una scatola di legno! Esatto, Peppa! Ma questa è una scatola di legno molto intelligente! Metto tutte queste bucce qui in cima e dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico! E come fa a farlo? È una scatola magica per caso? No, cara Peppa! Ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro. Dove? Sono qui dentro. Guarda. Oh, ci sono tanti vermi. Vermi, vermi! I vermi trasformano frutta e verdura in concime organico. Nonno Pig, possiamo andare a cercare altri vermi per la tua scatola di concime organico? Mi sembra un'ottima idea. Vieni, George! Mettiamoci a cercare altri vermi nella pozzanghera! Ne ho trovato uno! Vermi, vermi! Signore e signori, vi presento Teddy Cuore d'Oro! Ciao, ciao! È il nostro ospite speciale e questa sera dovrete fargli spazio! Quello è il dinosauro di George! Ringhia molto, ma non sa dire una parola. Facciamo una foto per l'album di Teddy Cuore d'Oro? Ragazzi, sorrisone! Sorrisone! Papà, vorrei tanto che Teddy Cuore d'Oro domani avesse una giornata tanto, tanto emozionante. Perché non andiamo tutti al Polo Nord? E se invece andassimo al supermercato? Sì! Non credo proprio che Teddy Cuore d'Oro sia mai andato a fare la spesa finora. È mattina. Peppa va al supermercato con Teddy Cuore d'Oro. Questo negozio vende tante cose buone. Ci sono arance, mele, frutta esotica. Bello, è un posto molto interessante. Questa è la cassa, dove si paga tutto quello che si vuole acquistare. Giorgio vuole scattare una foto. Ho capito, Giorgio. Sorrisone! Sorrisone! Ah, grazie, George. Penso che possano bastare. Oh, ma dov'è finito Teddy Cuore d'Oro? Teddy Cuore d'Oro è scomparso. Papà, hai perso Teddy, la mascotte della nostra scuola. Non ti preoccupare, Peppa. Sono sicuro che lo ritroveremo. Buongiorno. È andato tutto bene? No, per niente. Papà ha perso Teddy. Oh, no. Ma abbiamo un ottimo piano per ritrovarlo. Prima di tutto, stampiamo le fotografie che gli abbiamo scattato. Mamma Pig intanto mette a posto la spesa. Viviamo su un pianeta. Qualcuno sa dirmi come si chiama? La Terra. Proprio così, bravo. Sono discretamente esperto di faccende spaziali. Ci sono altri 7 pianeti che girano intorno al nostro Sole. Qualcuno di voi sa dire come si chiamano? Mercurio. Oh, molto bravo, Edmond. Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano.
Edmond sa tutto dello spazio. Sono un elefante saputello! Qualcuno sa di cosa sono fatti tutti questi pianeti? Sì, io, sono fatti di cartone. Questi modelli sono fatti di cartone, ma i pianeti veri invece sono fatti di roccia, di ghiaccio e di gas. Però la Luna è fatta di formaggio groviera. No, anche la Luna è fatta di roccia. E questa è una gita molto seria, quindi non voglio battute e men che meno risatine. Eccoci arrivati! Siamo sulla Luna! Ma questa Luna è finta, vero, signor Coniglio? È per gioco! Certo! Se ci trovassimo sulla Luna vera, adesso potresti saltarmi sulla testa! Qualcuno mi sa dire perché potremmo saltare così in alto se fossimo sulla Luna? Per la gravità! Oh, proprio così, Edmond! La gravità è la forza che ci fa stare con i piedi per terra ed è più debole sulla Luna. Così saltiamo più in alto! Oh! Possiamo farvi provare l'emozione di saltare sulla Luna con un piccolo aiuto della scienza. Sono incuriosito, signor Coniglio. Quale sistema usate? Delle grandi imbragature elastiche. Tutti hanno indossato le imbragature antigravitazionali del signor Coniglio. Rimbalzare su una finta luna è divertentissimo. Prego, dite, la luna sorride! La luna sorride! E qui finisce il viaggio sulla luna. Prego, l'uscita è da questa parte. Ma ci sono degli alberi sulla luna? No. E ci sono delle macchine sulla luna? No. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Rebecca ha contato fino a sette. Eccellente, Rebecca! Mi scusi, signora maestra. Sì, dimmi, Candy. La mia mammina sa contare fino a dieci. Brava! Continuiamo. Dopo le sette ci sono l'otto, il nove e il dieci. Otto, nove, dieci. Bravi, molto bene. È ora di ricreazione. A Rebecca Coniglio, Zoe Zebra, Susy Pecora e Peppa piace saltare. Mi piace la sabbia. Mi piace il mare. E insieme a Susy mi piace saltare. Mi piace cantare. Mi piace giocare. Insieme a Zae mi piace saltare. Ideona, vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi. Conto io. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Ha vinto Zoe! Urrà! 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 Sei qui, Pedro! Ti va di saltare un po' insieme a noi? No, grazie, Peppa! Sto giocando con l'Hula Hop! Hula Hop! Hula Hop! Uno, due, tre! Hula Hop! Hula Hop! Uno, due, tre! Wow! Quanti giri riesci a fargli fare senza fermarti? 1.033.000! Bravo! Sono un bel po'! Allora contiamoli in coro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ne hai fatti solo 8! Sì, perché sono un po' stanco. Quelli che mancano li farò più tardi. Tu sai giocare con l'Hula Hop, Emily? Sì, ma ho un mio stile personale. Emily fa girare l'Hula Hop con la sua proboscide. Sono brava a saltare, sono brava a cantare e anche a ballare. Mi sono esercitata fino a tardi ieri sera. Anche io mi sono esercitata a vedere la televisione ieri sera. Ma questo non è un vero talento. Almeno la maestra ha detto che non lo è. Che posso fare allora? Chi vuole mostrare per primo il suo talento ai suoi compagni? Danny Cane? Io so suonare il tamburo. Posso suonarlo ancora più forte? No! Sei stato bravissimo, Danny! Hey. Avanti, Pedro Pony! In che cosa hai talento? Nei giochi di prestigio! Dunque, qui abbiamo un bicchiere d'acqua. Attenzione, si vede attraverso! Oh! E ora, con una piccola magia segreta, farò scomparire l'acqua. Oh! Per favore, chiudete gli occhi, prego! Aprite gli occhi! Oh! L'acqua è scomparsa! Mille grazie! Emily e le
elefante? Farà una suonata per flauto dolce. Dici, Rebecca, qual è il tuo talento? Io so fare un verso particolare. Brrr, ma funziona solamente se mi metto sulla punta dei piedi. Brrr. È stata molto brava, Rebecca. Sì, ma io che cosa posso fare? Candy, tu in che cosa hai talento? Nel salto! Ma volevo anch'io saltare alla corda. Vabbè, pazienza, tanto posso sempre cantare e ballare. Signore e signori, vi canterò una canzone. Brilla, brilla, oh stella in ciel. Non importa, tanto posso sempre ballare. Fine della storia. All'improvviso si svegliarono e arrivò un potente mago. Potente mago? Sì, un mago. Che mise in scena un bellissimo spettacolo di magia. Ah, sì, ma... A questo punto della favola arriva un terrificante drago. Nonna Pig, Mamma Pig e Papà Pig aspettano il nonno per cenare. A quanto pare la favola della buonanotte non funziona poi tanto. Io sono il massimo esperto di favole della buonanotte. Li farò addormentare in un batter d'occhio. Un drago terrificante! Peppa, George, a letto immediatamente. Ma nonno Pig non ha ancora finito di raccontare la sua favola, papà. Ci penso io a trovare un finale. Un minuto e sono giù da voi. Va bene, c'era un puledro, una pianta di fagioli, un castello, una bella principessa, un prode cavaliere, una cuoca, un mago e un terrificante drago. E un simpatico re molto affamato. E così fecero una bella cena e vissero tutti felici e contenti. Fine della storia. E poi fecero una grande festa e invitarono tutti i loro amici. Scusate, credo che Suci sia bisogno di me. Papà Pig! Stanno proprio per addormentarsi. Grazie, ma adesso ci penso io. Ma prima devi finire di raccontarci la favola. Va bene, ma facciamo in fretta. Dove eravate arrivati? C'era una volta, in un'epoca lontana, tanto, tanto tempo fa. Mamma Pig è nella stanza dei piccoli da tanto tempo. Mi sembra di sentir russare sopra. Meno male. Peppa e George finalmente dormono. E vissero tutti felici e contenti. Fine della favola. Buonanotte, mammina. E da questa parte i miei pisellini. Ma la verdura migliore è la lattughina verde. Oh no! La mia lattughina verde! Sai, nonnino, credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata. Sì, pennuti! Come mai il tuo spaventapasseri non è riuscito a spaventarli? Perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi. Che cosa blateri, nonno Pig? I tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto. Amici? Quali amici? Tom, Dick e Harrison. Ma no, non si chiamano così. Nonna Pig ha delle gallinelle. Carine! Allora, vi presento Giuditta, Sara e Vanessa, tesorucci. Ciao! E lui si chiama Neville. Neville è una gallina maschio, vero nonna? Sì, Peppa, ma si dice galletto. È proprio un cattivone. Ha distrutto lui tutte le mie verdure. Neville non farebbe male a una mosca. Sai benissimo che se le mangia le mosche. E ha mangiato lui la mia lattughina verde. A voi non interessa la lattughina verde di nonno Pig, non è vero, amorini miei? Non quando c'è del magnifico gran turco da mangiare. Su, avanti, andiamo a casa. Peppa, George, vi piacerebbe dare il gran turco alle mie gallinelle? Sì, sarà divertente, nonna. Ecco qui, gallinelle, mangiate. Avete anche una capanna per giocare. No, Peppa, quello è il pollaio, dove le galline depongono le uova. Le uova? Però io non vedo nessun uovo qua dentro. Adesso no, ma molto presto ce ne saranno tante. È ora di andare a dormire per Peppa e George. Le galline
avranno già deposto le uova nel pollaio, nonna Pig. Forse domani mattina, Peppa. E come facciamo a sapere quando sarà mattina? Beh, ce lo dirà Neville. E ora fate la nanna. Notte, nonna. Temo di averlo perso. Oh, Pedro distrattone, cerca di stare più attento. Eccolo il tuo biglietto. Cerca di non perderlo un'altra volta. Ehi, sta arrivando il treno! Ciuff, ciuff! La signora Coniglio è la macchinista. Conduce il treno. Tutti a bordo! Arriverà. Attenzione, queste sono le vostre schede. Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono. Una barca, un segnale ferroviario e una galleria. Io vedo tanti alberi. Ma quelli ci sono sulla scheda? No. Io vedo le nuvole. E le nuvole ci sono sulla scheda? No. C'è nonno cane in barca. Ehi là, ragazzi! Buona giornata, nonno cane! Ma nonno cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno cane non c'è sulla scheda, non lo vedo. È al timone di una barca, però. E la barca sì che c'è sulla scheda! Ura! Tutti spuntano la barca sulla scheda. Biglietti, per favore. Il signor Coniglio controlla i biglietti ai passeggeri. Penso di aver perso il mio biglietto. Oh, ma che sfortuna! Miau. Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro. Ti ci eri seduto sopra. Ti raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony. Il treno sale lentamente sulla collina. Il treno scende rapidamente dalla collina. Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene. Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro. Puoi sistemarti vicino al macchinista. Stiamo portando Goldie dalla dottoressa Hamster. Oh, mi dispiace. Non ti senti tanto bene? Sei malata, Goldie? Non le può rispondere. È un pesce. Ah, già, che sciocco sono. Magari sentire un po' di note della tuba potrebbe rallegrarla. Che buffo suono, bravo! È vero, sto andando nel negozio di strumenti musicali per farla riparare. La signora Pecora, la signora Gatto, il signor Zebra e Madame Gazzella salgono sull'autobus. Buongiorno, 4 biglietti per il supermercato, per favore. Buongiorno, Madame Gazzella. Stiamo portando questo pesciolino dal veterinario. Si sente poco bene, poverino. Eh sì, ma le sta sorridendo. Gira le ruote della corriera, giran, giran da mani a sera. Gira le ruote della corriera, fra poco arriverò. Supermercato! Ciao! Strumenti musicali! Arrivederci! Capolinea il medico veterinario. Il veterinario aiuta gli animali malati a guarire. Oh, è questo il pesciolino triste che non vuole mangiare? Sì, guardi anche lei. Goldie mangia tutto. Strano, a casa rifiutava il cibo. Forse Goldie non mangiava a casa perché era annoiata. Il viaggio interessante l'ha messa di buon umore, evidentemente. Ah! Il vostro pesciolino scoppia di salute ed è molto felice. È una delizia. Grazie, dottoressa Hamster. Arrivederci. Mamma Pig, Peppa e George tornano a casa in autobus. Anche il signor Toro torna a casa con la tuba aggiustata. La mia tuba è come nuova. Ascolta. C'è anche il telefono. Peppa, quello è il telefono delle emergenze. Si deve usare soltanto quando c'è un incendio. Ah! Al fuoco! Al fuoco! Qui è la caserma dei pompieri. Dov'è l'incendio? Dov'è l'incendio? Posso parlare con Mamma Pig, per favore? Oh, è Papà Pig. Papà Pig,
Non dovresti chiamare questo numero. È un telefono che serve solo per le emergenze. Ma questa è un'emergenza. Ho provato a cercare il ketchup dappertutto. Non riesco a trovarlo. Papà Pig, posso accendere il barbecue adesso? Sì, fai pure, signor Coniglio. Fa molta attenzione col barbecue, papà Pig. Fidati, mamma Pig. Noi papà sappiamo tutto a proposito dei barbecue. Ciao! Forse serve dell'altra carbonella. Proviamo a soffiarci un po' sopra. Secondo me c'è bisogno di usare degli altri fiammiferi. E adesso non ci resta che aspettare un incendio. E quanto tempo dobbiamo aspettare? Oh, potrebbe volerci chissà quanto. Io sto aspettando già da anni. Quanti incendi ha spento fino ad oggi, signora Coniglio? Nessuno. Neanche un solo incendio. Ma bisogna tenersi pronti. Suona il telefono delle emergenze. Vuoi rispondere tu, Peppa? Probabilmente è di nuovo il tuo papà. Va bene. Sì, pronto. Qui la caserma dei pompieri. Ciao, Peppa. Papà, ancora tu? Sei davvero disobbediente. Questo telefono serve soltanto per gli incendi. Puoi passarmi la signora Coniglio, per favore? Fa la brava, Peppa. Il mio papà ha detto che vuole parlare con lei. Pronto, papà Pig? Questo telefono deve essere usato soltanto quando c'è un... incendio! Oh, no! Il barbecue di papà Pig è andato a fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Mamme al salvataggio! Tenetevi forte! Papà neanche saprà che si era sporcata di fango. Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice. Oh, anche il mio vestito si è un po' sporcato. Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare. Molto bravo, George. Mettiamo i panni in lavatrice e poi l'accendiamo. La lavatrice si riempie di acqua calda saponata. La lavatrice fa tremare tutta la cucina. Oh, Peppa, dov'è il tuo vestito? È lì dentro, si sta lavando. Cosa? Oh, no. Guarda, mammina, ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito. È vero, Peppa, ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto. Oh, cielo! Il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco. Il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio. Papà Pig è tornato dal lavoro. Buon pomeriggio a tutti! Ciao, papino! Papà Pig, abbiamo un piccolo problema. Dimmelo dopo, mamma Pig. Adesso mi devo preparare per la partita. Dov'è la mia maglietta da calcio? Non essere sciocchina, Peppa. Questo è uno dei vestiti della mamma. È rosa. Non è così, papà. Questa è la tua maglietta da calcio. Si era un po' sporcata di fango. Così l'abbiamo lavata. Ma purtroppo gli altri panni hanno stinto. Scusa tanto, papino. Ma non posso indossare una maglietta da calcio rosa. E perché no, papà? Il rosa è un colore molto carino, sai? Porta i nipotini al parco giochi. E ora, nonnino, ti spiego tutti i giochi di questo bellissimo parco. Quello è lo scivolo. Ci si arrampica fin lassù e si scivola fino a terra. E tutti aspettano il loro turno. Grazie, ma so bene come funziona uno scivolo, Peppa. Ci giocavo anch'io quando ero piccolino. E non è cambiato molto da allora. Davvero? C'erano anche le altalene quando da piccolo venivi al parco? Certo che c'erano le altalene e c'erano anche le palestrine per arrampicarsi e le giostre. Ma il mio gioco preferito era quello, lo scivolo. Anche a me piace lo scivolo. Tutti aspettano il loro turno per scendere dallo scivolo. Cattivone di un Richard. Lo sai che devi aspettare il tuo turno in fila? Richard è impaziente, non vuole aspettare il turno. Oh, povero Richard. Non è facile essere così piccoli, vero? Si affretta di giocare.
Visto che Richard è così piccolino, non dovrebbe aspettare tanto tempo in fila. Io non cambierei le regole del gruppo se fossi in te, nonno Pig. Che sciocchezza! Sono certo che i piccini capiranno. È così, no? Ma nonno, George è piccolino, eppure è rimasto in fila come tutti noi. Ah, sì, anche lui è ancora piccolino. E quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare. Oh no, Richard e George si sono impadroniti dello scivolo. Nonno, quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo? Oh, non ti preoccupare, Peppa. Vedrai che i piccolini si stancheranno presto. Io però mi annoio ad aspettare. Anch'io! Che ne dici di andare sull'altalena? Ma c'è Pedro Pony sull'altalena. È un po' troppo alto, George. Sei proprio sicuro di voler scendere da lassù? Costa un euro, prego. Quanto? Un euro? Ma è un'offerta per una buona causa. Oh no, è un po' troppo alto per George. Non ti preoccupare, George. Arrivo, ti raggiungo subito. Un altro euro, per favore. Oh. A George la paura è passata. Oh, quanto è alto. Ho le vertigini. Quasi quasi scendo dalle scale. Ma non può, le scale sono affollate. Si deve scendere dallo scivolo, Papa Pig. Oh, ok. Wow. Coraggio, venite a divertirvi! Fate centro e vincerete un gigantesco peluche! Guardate! Tu sei brava a fare centro, vero? Ma non ci serve un altro peluche gigante, Peppa. Non si preoccupi, non vincerà, Mamma Pig. Tutte le donne hanno una pessima mira. Può ripetere, non ho sentito. In questo gioco ci vuole abilità. E quanto costa tirare una freccia? Un euro. Mamma Pig ha fatto centro. Ma è incredibile! Ecco il vostro gigantesco peluche. Evviva! Voglio un peluche gigante come quello, mammina. Ma sono troppo grossi. No, non è vero. Papa Pig e George sono sulla ruota panoramica. Tenetevi forte! Oh, va veramente molto in alto. Sono contento che sia finita. Un euro da diritto a 5 giri completi. 5 giri completi? Oh no! Guardate, sta arrivando il signor Patato! Il signor Patato! Oh, è soltanto Peppa. Oh. Buongiorno a tutti! Buongiorno Peppa! Susie pensava che tu fossi il signor Patato. Ma io non assomiglio per niente al signor Patato. No, tu sei molto più grossa. Il signor Patato è un miliardo di volte più grosso di me. No, non è vero, perché lui è una patata. E le patate sono grosse così. Eccolo là, il signor Patato. Arriva il signor Patato. Per favore, un bel urrà per il vostro caro vecchio amico, signor Patato! Urrà! Però è una patata davvero enorme! Dichiaro ufficialmente aperto il centro sportivo! Bene, ragazzi, dobbiamo tutti fare esercizio fisico e mangiare tanta tanta frutta e verdura! Quale frutta e verdura dovremmo mangiare, signor Patato? Mele, arance, carote, pomodori rossi. E le patate no? Come mai non sei piccolo come tutte le patate del mondo? Perché lui non è affatto una patata come tutte le altre. Non vedi? Ha persino le gambe. Sì, le patate normali non hanno né braccia né gambe. È una super patata lui. Noi guardiamo il suo programma in TV tutte le mattine. Molto bravi. E ricordatevi di mandarmi i vostri disegni. Va bene. Peppa e i suoi amici sono all'asilo. Attenzione! Oggi faremo un bellissimo disegno da mandare al signor Patato. Urrà! Io disegno un ananas grosso grosso. Io invece disegno una carota. Molto bene. E tu che cosa disegni, Emily? Un pisellino. Magnifico. E Pedro? Una super patata, maestra. Che bravo!
E il nostro Giorgio ha disegnato uno splendido pomodoro. Patato! Patata! Il lato positivo delle giornate piovose è che possiamo guardare degli istruttivi programmi in TV. Patato! Patata! Patato! Patata! Mammina! Giorgio e Richard hanno trasformato la nostra camera nella terra dei dinosauri. E la terra dei dinosauri purtroppo è rumorosissima. Giorgio ha fatto venire il suo amico del cuore. Invece io non ho nessuno con cui giocare. Potresti chiedere a Susy Pecora di venire da te. Susy Pecora è la migliore amica di Peppa. Davvero Susy Pecora può venire a casa nostra? Proviamo a chiamarla. Pronto? Sono Susy Pecora. Chi è? Ciao, Susy, sono Peppa. Potresti venire a casa mia adesso? Certo, Peppa. Posso mettermi il camice da infermiera? Sì, ma vieni più in fretta che puoi. Ciao, ciao, Susy. Torno a prenderti. Aspetta, Susy. Più tardi, piccola mia. George, Richard. È arrivata l'infermiera Susy. E l'infermiera Susy ordina: questa non è la terra dei dinosauri. Questo d'ora in poi è un ospedale. E un ospedale deve essere sempre pulito e ordinato. La stanza adesso non è più la terra dei dinosauri. È diventata un ospedale. Io sono la dottoressa capo reparto. Questo dinosauro sembra malato. Sono d'accordo, dottoressa. Ha un aspetto terribile. Il suo colore è verde pallido. Lo devo mettere subito a letto. E anche questo dinosauro deve essere malato, perché ha un colore viola pallido. È vero, dottoressa. Deve andare subito a letto anche lui. Dinosauro! Su! Dovete fare silenzio. Siete in un ospedale. Tutu! Siamo in campagna. Penso che potremmo trascorrere la giornata osservando la natura. Ottima idea, mamma Pig. Guardiamoci un bel programma sulla natura. Una delle meraviglie della natura. Gli uccelli. Com'è affascinante. Zitto! Vuoi stare zitto, uccellino? Non riusciamo a sentire la televisione. No, papà Pig. È una cosa assolutamente sbagliata. Non si può campeggiare e guardare la televisione. Questo si può fare a casa. Sì, hai ragione tu, mamma Pig. Ci sono tanti posti divertenti da visitare. Questo è il mondo degli alberi. Cos'è il mondo degli alberi? Il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi. Non mi sembra tanto divertente. Oppure c'è la città delle patate. Che cos'è la città delle patate? Si fa un giro per i campi di patate che termina con un assaggino di patate. Sembra molto interessante. O c'è il paese delle anatre. Cos'è il paese delle anatre? È un fiume immenso tutto pieno di anatre. Paese delle anatre! Andiamo al paese delle anatre! Peppa e George adorano le anatre. Come si fa ad andare al paese delle anatre? Sarà il camper a guidarci. Dove volete andare oggi? Paese delle anatre, per favore! Procedere sempre dritto lungo la strada. Andiamo dalle anatre con un camper giallo. Benvenuti nel paese delle anatre. Buongiorno. Quanti biglietti, prego? Due adulti e due piccolini. Divertitevi con le anatre. Ma dove sono le anatre? Forse sono andate in vacanza. Forza, cominciamo a preparare il picnic. Le anatre si fanno sempre vedere quando... Quando noi facciamo i picnic. Peppa e George adorano i picnic. Guardate, arrivano le anatre. Forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo. Non si preoccupi, papà Pig. Non sarà poi così grave. Perbacco! Papà Pig ha tenuto questo libro per ben 10 anni. Papà distrattone! Scusi, signora Coniglio. Non ha importanza. Adesso può scegliere un altro libro. Signora Coniglio, George e io possiamo prendere in prestito un libro, per favore? Certo! Il settore per i bambini è a vostra disposizione. Guarda!
il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini. Ciao Peppa Pig. Ciao ciao Danny. Io ho preso in prestito un libro sul gioco del calcio. Buongiorno Peppa. Buongiorno Susie. Io ho preso in prestito un libro sulle infermiere. George ha scelto un libro sui dinosauri. Dinosaur! Guardate cosa ho trovato! Nuove avventure nel meraviglioso mondo del calcestruzzo! Uno dei libri della scimmietta rossa! No, basta! Col libro della scimmietta rossa! È noioso! Ma è una storia completamente diversa! Forse è più divertente! Io scommetto di no, invece! C'era una volta una piccola scimmia rossa! Che fa il bagno, si lava i denti e poi va a dormire! No! Che sale sul razzo spaziale e va sulla luna. Fa un picnic con un dinosauro. Nuota in fondo al mare e si arrampica su un'altissima montagna. Che giornata faticosa. Fine. Bellissima! Leggila di nuovo! Possiamo prenderlo in prestito e leggerlo a casa, Peppa. Ma veramente io avevo già scelto questo libro. Oppure quest'altro. Puoi portare a casa tre libri se desideri, Peppa. Evviva! Però devi ricordarti di restituirli con puntualità. Sì, signora Coniglio. E anche lei deve ricordarsi di restituire i libri con puntualità. Chi di voi vuole giocare al gran gioco dei pirati di Caio? Io! È un gioco pericoloso questo. No, Pedro Pony. Nonno Cane mi ha garantito personalmente che non correrete alcun rischio, state pure tranquilli. Ma sarà divertentissimo! Chi vuole giocare con me? Io! Questo è il nostro piano. Un tempo avevo un forziere d'oro che era mio di diritto, ma mi è stato vilmente sgraffignato da quel maramaldo di Capitan Hogg. Cosa? Il gergo dei pirati è difficile da capire. Capitan Hogg ha rubato il mio tesoro! Tutti sanno che Capitan Hogg è un terrificante pirata. Qualcuno di voi probabilmente lo conosce col nome di battaglia Nonno Pig. Ah, Nonno Pig! I partecipanti dovranno trovare il nascondiglio di Capitan Hogg e riportarmi il tesoro senza essere acciuffati. Urrà! Sono tutti contenti all'idea di giocare ai pirati. Buongiorno, Nonno Pig. Stiamo per arrivare. Caramba, amico! Caramba, amico! Nonno Pig e Polly il pappagallo fanno la guardia al tesoro del pirata. Avanti, ciurmaglia! Salite a bordo della tortuga e vento in poppa! Ma cosa dici? Non capisco! Correte alla nave! Yo-ho! Bene, ragazzi, mettete i giubbotti salvagente! Sulla barca di Nonno Cane devono tutti indossare i giubbotti salvagente. Quel gran filibustiere d'un barba bianca dovrebbe essere qui a momenti. Una bella tazza di tè per Nonno Pig, prego. Oh, molte grazie, Nonna Pig. Finalmente! Siamo pronti, ciurmaglia? Signor Barba Bianca, io dovrei andare urgentemente in bagno, posso? Anch'io! Anche io! Anch'io! 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 Ma si può sapere cosa stanno aspettando? Non ti preoccupare, Peppa. Sono esperto nel leggere le cartine. Oh, questo sì che è strano. Ci siamo persi? Proprio così. Arriva Nonno Cane con il nipotino Danny. Ciao, Peppa! Oh, ciao, Danny! Ci siamo persi! Persi? Vi si è rotto il navigatore? Come il navigatore? Certo, quello che lei sta guidando è un camper 320. È un modello col navigatore di serie. Benvenuti nella macchina del futuro. Ah! Ecco a che cosa serviva quel pulsante. Dove volete andare oggi? Ma Papino, il camper sta parlando! Ingegnoso, vero? La voce del computer aiuta a trovare la strada. Ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? Glielo indichi tu. Buongiorno, signora voce del camper. Buongiorno. Noi stiamo andando in vacanza. Ci può dire la strada? Procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo. Grazie per l'aiuto, Nonno Cane. Non c'è di che. Divertitevi in vacanza. Ciao.
ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo. Pericolo, pericolo, il livello dell'olio è basso. Cos'è l'olio? L'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà. E se il livello è basso vuol dire che sta per finire? No, questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo. L'olio è terminato. Oh, cielo! Per fortuna ho una lattina di olio di riserva. Sei stato previdente, papà. Adesso basterà mettere dell'olio all'interno del motore e poi vedrai... Oh! Che succede? Qui dentro non c'è niente. Il motore è sparito. Arriva mamma pecora con la figlia Susie. Ciao, ciao, Susie! Porta i nipotini al parco giochi. E ora, nonnino, ti spiego tutti i giochi di questo bellissimo parco. Quello è lo scivolo. Ci si arrampica fin lassù e si scivola fino a terra. E tutti aspettano il loro turno. Grazie, ma so bene come funziona uno scivolo, Peppa. Ci giocavo anch'io quando ero piccolino. E non è cambiato molto da allora. Davvero? C'erano anche le altalene quando da piccolo venivi al parco? Certo che c'erano le altalene. E c'erano anche le palestrine per arrampicarsi e le giostre. Ma il mio gioco preferito era quello, lo scivolo. Anche a me piace lo scivolo. Tutti aspettano il loro turno per scendere dallo scivolo. Cattivone di un Richard. Lo sai che devi aspettare il tuo turno in fila? Richard è impaziente, non vuole aspettare il turno. Oh, povero Richard. Non è facile essere così piccoli, vero? Si affretta di giocare. Visto che Richard è così piccolino, non dovrebbe aspettare tanto tempo in fila. Io non cambierei le regole del gruppo se fossi in te, nonno Pig. Che sciocchezza! Sono certo che i piccini capiranno. È così, no? Ma nonno, George è piccolino, eppure è rimasto in fila come tutti noi. Sì, anche lui è ancora piccolino. E quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare. Oh no, Richard e George si sono impadroniti dello scivolo. Nonno, quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo? Oh, non ti preoccupare, Peppa. Vedrai che i piccolini si stancheranno presto. Io però mi annoio ad aspettare. Anch'io! Che ne dici di andare sull'altalena? Ma c'è Pedro Pony sull'altalena. Buongiorno, amici miei! Ciao, Peppa! Edmond e Richard giocano nel recinto di sabbia. Giochiamo nel recinto di sabbia. Ok! Alt! Perché? Che problema c'è? Come vedete ci sono dei lavori in corso e io sono il capo cantiere. Oh! Brum, brum. Ma pensi che ci vorrà molto? Beh, ci vorrà il tempo che ci vuole, né più né meno. Prima scaviamo una buca. Brum, brum. Poi la riempiamo. Brum. E la strada è riparata! Urrà! Peppa, George, è il momento di andare a casa. Oh no, George vorrebbe restare a giocare. Tornando a casa incontreremo il signor Toro che sta lavorando. Arrivederci, amici! Ciao, Peppa! Peppa e George sono impazienti di vedere di nuovo il signor Toro. Cavatice Gu! Brum. Eccoci qua! Oh! Il signor Toro non c'è più. Evidentemente avrà finito e sarà tornato a casa. Cavatice Gu! Brum. Brum. Oh, halt! Oh, la tubatura dell'acqua si è rotta un'altra volta! No, Peppa! Questa volta si tratta di un cavo elettrico danneggiato. Accipicchia, e come si riparano i cavi elettrici danneggiati? Scavando una buca grossissima! Evviva! A Peppa e George piace vedere il signor Toro che scava la strada. A tutti piace vedere il signor Toro che scava la strada.
Guardate che meravigliosa giornata di sole! Oh! Oh no, è cominciato a piovere! Ma dov'è la fantastica vista, papà? Eccola, una fantastica vista! La signora Coniglio con il carretto dei gelati. Salve, signora Coniglio! Salve, papà Pig! 4 gelati, per favore. Di quale gusto li desidera? Menta, arancia, fragola e mirtillo. Molte grazie, signora. Ecco a lei. Guardate che cosa ho qui. I gelati! Oh, e sono dei nostri colori preferiti. Proprio così. Il verde è per me. L'arancione per me. La fragola rossa è per me. E quello di George è... Che buono! Guardate, è ricomparso il sole! E guardate cos'altro è comparso! L'arcobaleno! Peppa e George adorano l'arcobaleno! L'arcobaleno compare soltanto quando ci sono la pioggia e il sole nello stesso momento! Oh! Avete visto? Ci sono tutti i nostri colori preferiti! È vero! C'è il rosso, l'arancione, il verde e il blu! E sapete che cosa si trova alla fine dell'arcobaleno? No! Si trova un tesoro! Possiamo andare lì e trovare il tesoro anche noi! D'accordo! Sembra che la fine dell'arcobaleno si trovi in cima all'altra collina! Andiamoci! Oggi piove, il sole c'è! L'arcobaleno è qui per me! Arcobaleno, rosso, arancio, verde, giallo e per Giorgio il blu. Arcobaleno, ci sorride di lassù. Eccoci qua. Oh,